Amici di Portici, buongiorno. Oggi 11 aprile 2014, sono ancora con voi per raccontarvi le iniziative che ho preso e che grazie a voi sto andando avanti. Allora, come ben sapete, grazie alle vostre firme della petizione che ho fatto riguardo alla violazione dell'articolo 659 degli schiamazzi notturni, di atti di vandalismo, di imbrattamento delle piazze tra bottiglie, carta, dove ho chiesto anche al sindaco attuale il ripristino dell'ordinanza del commissario prefettizio e sia dell'amministrazione precedente, quella di Cuomo. E ho chiesto anche, grazie a voi, alle forze dell'ordine, seri controlli, anche perché, purtroppo, devo dire, con dispiacere, ho avuto segnalazioni anche che, in alcune attività commerciali di bar vengono, somministrati alcolici ai minorenni. E questo è molto grave. Come anche, purtroppo, c'è, un giro di droga nelle piazze dove è stato anche denunciato e dove ho chiesto seri interventi da parte delle forze dell'ordine e da parte dell'amministrazione comunale. Bastano più controlli, basta partecipare e denunciare alle forze dell'ordine, alle istituzioni, cosa sta succedendo nelle piazze e di cui purtroppo lo viviamo tutti i giorni. E questo dobbiamo estirpare questa radice di questo male che purtroppo sta uccidendo Portici. Ecco, io vi chiedo sempre collaborazione e da parte mia l'impegno come attivista sul territorio di Portici e come lista moderati per Portici è presente sul territorio porticese. Riguardo poi all'igiene sul territorio porticese, riguardo alle braccia che ho segnalato su vari punti della città, mi sono attivato scrivendo, e grazie anche alle vostre firme, alla vostra collaborazione, quella di segnalare al comune di poter ripristinare un poco tutte le strade che sono piene e invase da erbaccia e anche segnalato anche riguardo giardini abbandonati in alcuni punti e dove ho chiesto anche di riqualificazione, di pulizia, dove anche c'era un progetto dell'amministrazione precedente, che anche quella col commissario prefettizio, oggi quella attuale, di riqualificare un po' le piazze. Noi facciamo l'esempio dei giardinetti di via Aldo Moro, come facciamo l'esempio di Piazza Pori, o dei giardinetti di Piazza Cassano, o quelli di via Dalbono, ecco, o quelli di Piazzale Brunelleschi, che in alcune parti sono stati già sistemati, alcuni devono essere sistemati. Questo è quello che sto facendo per voi. E poi riguardo anche la micro e macro criminalità, che sto continuando a fare la battaglia per la videosorveglianza, e riguardo al mercato che purtroppo sta continuando ancora una volta ad essere l'illegalità totale, evasione fiscale, tracciabilità dei cibi che non c'è, e purtroppo, lo ripeto, lo dico e lo confermo, purtroppo c'è la camorra, la si combatte contro la camorra che usa povera gente per poter arrivare ai suoi scopi praticamente e comandare praticamente tutta l'area mercatale se non Portici. Ma io combatto la camorra, combatto l'illegalità, non ho paura e so che quello che faccio, il mio obiettivo è quello di arrivare praticamente al risultato. Vi ringrazio che mi date fiducia, vi ringrazio con le vostre firme che mi sostenete, vi ringrazio che credete in me e non voglio deludervi. E poi vi dico, Francesco Portoghese è sempre attivista sul territorio di Portici, da 12 anni faccio questo, ripeto, sia da consigliere sia da non consigliere, perché io opero tutti e 5 anni, non solo quando ci sono le campagne elettorali, ma anche quando non ci sono le campagne elettorali, perché a me piace servire la mia città. Vi ringrazio, ci sentiamo alla prossima, vi auguro una buona giornata. Francesco Portoghese.